La prima obiezione che mi viene fatta ogni volta che parlo dei miei dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi sulla strage di Erba è sempre la stessa, ovvero, ma il testimone, il superstite, Mario Frigerio, li ha riconosciuti. Questa obiezione mi viene fatta fin dal novembre del 2007, quando iniziai ad occuparmi della vicenda insieme a Felice Manti. Pubblicammo una serie di articoli sul giornale. E poi un libro che oggi è uscito nella versione aggiornata, Il Grande Abbaglio, controinchiesta sulla strage di Erba, e che aveva anche un altro sottotitolo che era Due innocenti all'ergastolo. A distanza di 16 anni, in questo podcast, in questa puntata, cercheremo così di analizzare finalmente, per la prima volta, in maniera completa, il riconoscimento di Mario Frigerio nei confronti di Olindo Romano, cercando di rispondere ad una domanda ben precisa, ovvero quando è esattamente che il testimone riconobbe in Olindo il suo aggressore? Ecco, a quasi 17 anni dai fatti, la risposta che daremo nel corso di questo podcast sarà sorprendente. Per capire prima però che cosa sia stato il processo sulla strage di Erba, è bene che si sappia come finì il processo di Como, di primo grado. I giudici chiusero il processo facendo sentire in aula una frase che Mario Frigerio avrebbe pronunciato il 15 dicembre 2006 davanti al pubblico ministero Simone Pizzotti. Una frase che incredibilmente non avevano sentito né i periti dell'accusa, né i periti del tribunale, né i periti della difesa, ma soltanto un giudice a latere. La frase è questa. La frase, per quanto si senta male, l'abbiamo intesa tutti. È stato Olindo. La cosa dovrebbe essere chiusa. Il problema qual è? Che Mario Frigerio questa frase non l'ha mai pronunciata. I giudici della Corte d'Appello di Milano accolsero infatti l'istanza della difesa, che aveva scoperto che quest'audio era stato modificato con un programma per la modifica del suono che si chiama Cool Edit 2000. I giudici d'appello scrissero che questa modifica era involontaria, non disposero alcuna perizia, ma non riaprirono neanche il dibattimento, perché in realtà quella frase non era "è stato Olindo", ma "stavano uscendo". Sicché il problema resta. Il problema è il seguente: se Mario Frigerio non riconobbe subito in Olindo il suo aggressore, ovvero non lo riconobbe davanti al pubblico ministero Pizzotti il 15 dicembre del 2006, quando è esattamente che riconobbe nel vicino di casa il suo aggressore? Quando iniziamo a occuparci nel novembre del 2007 della vicenda, il caso era già dato per chiuso da tutti e tutti sapevano che Mario Frigerio aveva riconosciuto subito in Olindo Romano il suo aggressore. Lo avevano detto tutte le radio, l'avevano detto tutte le TV. L'avevano scritto tutti i giornali, era stata fatta addirittura una fiction in cui veniva ricostruita la vicenda. Il problema è che non è così. E chiunque avrebbe potuto scoprirlo semplicemente leggendo gli atti. Perché che cosa emergeva in realtà dagli atti? Che il 15 dicembre del 2006 Mario Frigerio, alla presenza, lo si ricordi bene, oltre che del pubblico ministero, del suo avvocato Manuel Gabrielli e del figlio Andrea, aveva riconosciuto una persona dalla carnagione olivastra, forte come un toro, esperta di arti marziali e in particolare invitava a cercare tra i frequentatori extracomunitari di casa Castagna Marzuk. Il giorno successivo il suo avvocato mandava anche un fax alla procura nella quale si sosteneva che l'aggressore era alto fino a 10 centimetri più di Mario Frigerio, Olindo Romano,
è più basso di un centimetro di Mario Frigerio. Quindi stiamo parlando di una descrizione completamente diversa da quella del vicino di casa. Una persona più alta, una persona sconosciuta, una persona che verosimilmente, per il testimone, frequentava casa Castagna Marzuk, soprattutto una persona olivastra e non una persona bianca e notissima come il vicino di casa. Ed è un problema il fatto che noi l'avessimo scoperto a 11 mesi dai fatti, quando per tutta l'Italia il caso era chiuso. Ma era bianco di carnagione. Ma nero nero o... Olivar. Lei non l'ha mai vista, però. No, non l'ha mai vista. Quando scoprimmo questa incredibile discrasia, la prima cosa che decidemmo di fare fu quella di contattare l'avvocato Manuel Gabrielli, oggi scomparso, per chiedergli lumi su questa cosa e sul perché ci fosse questa differenza nel riconoscimento di Mario Frigerio. L'audio che state per sentire non l'abbiamo mai diffuso, è l'audio dell'intervista, e lo facciamo solo oggi perché la difesa ha deciso di presentarla tra le nuove prove nella richiesta di revisione del processo. Sentiamo i dubbi che ci espresse proprio l'avvocato Manuel Gabrielli. Ho anche avuto modo di guardare velocemente, c'è scritto anche carnagione olivastra, più alto di me di 10 cm. Ecco, mi sembrano delle immagino tutta la situazione, insomma, molto complicata in cui lui si doveva trovare. Però ecco, volevo capire se in qualche modo questa incongruenza che io ho sottolineato, che io ho evidenziato in questa ricostruzione, in qualche modo trova qualche giustificazione. Ma l'unica giustificazione è che in quel momento, quando lui rese quella dichiarazione, era ancora sotto effetto di farmaci che comunque gli annebbiavano la propria mente, ecco, detto sinceramente. Poi dopo ha avuto modo invece di ricordare in modo preciso e poi da lì ponderare nel modo adeguato e di seguito raccontare ai procuratori il riconoscimento. L'unica è giustificarla, è un'incongruenza, me ne ero accorto anch'io. Voglio dire, io capisco diciamo tante cioè io la cosa che non riesco a spiegarmi, questo volevo la sua assistenza, le rubo pochissimi minuti, è questa. Se un mio vicino di casa mi aggredisce, io non faccio così fatica a riconoscerlo. Cioè, soprattutto non do una descrizione che a mio personalissimo giudizio non collima quasi per nulla con quella che poi è il vicino di casa. Cioè, è vero. Questo è il mio unico dubbio rispetto a questa cosa. Detto questo, poi è tutto evidente che le giustificazioni che lei mi dà sono, come dire, assolutamente comprensibili. Però, insomma, siccome in qualche modo io mi sto occupando di questa questione, ho trovato qualche altra situazione che secondo me merita una piccola indagine, un supplemento di indagine giornalistica, ovviamente, visto che quella giudiziaria è stata già compiuta. Ecco, volevo capire da lei se in qualche modo questa cosa avesse in qualche modo spiazzato anche lei dalla mia parte. Questa è la mia risposta. Mi aveva spiazzato e onestamente un po' mi crea timore, devo essere sincero. Non sono ancora entrato nel merito di quella questione con il mio assistito, devo essere sincero. Ma perché Manuel Gabrielli aveva tutti questi dubbi? Perché aveva questa paura? Semplicemente perché, come stiamo per vedere, sapeva benissimo che le cose non erano affatto limpide così come erano state raccontate. Non c'era stata affatto una linearità in quello che era stato narrato. E ora lo vedremo. Il 20 dicembre del 2006, il comandante dei carabinieri di Erba, il comandante Luciano Gallorini, decide autonomamente di andare in ospedale a parlare con il testimone. In quel momento il comandante Gallorini sa già
che nella lavatrice di Rosa Bazzi, quella per la, della quale si parlerà per anni, i vestiti che erano all'interno della lavatrice non hanno alcuna traccia di sangue, perché lo ha scritto nel suo rapporto del 16 dicembre. Tuttavia si presenta in ospedale e chiede al testimone se per caso la persona olivastra, più alta di lui, di 10 cm, e forte come un toro e sconosciuta, non sia per caso il vicino di casa bianco, notissimo, e più basso di lui di un centimetro. Glielo chiede 9 volte se l'aggressore possa essere stato Olindo Romano. E alla fine, come sentirete, Frigerio scoppia a piangere. Però ripeto, ma tornando all'Olindo, allora, adesso che ci ha pensato, quindi è venuto in mente, perché è lei che ci ha entrato. La domanda, poteva essere l'Olindo? No, assolutamente, io la domanda che vi ho fatto prima era dove? Lei è ritornato nell'argomento, quindi noi non vogliamo assolutamente. Però allora a questo punto da parte nostra diventa dove posso chiederlo. Poteva essere, cioè lei mi sembra dubbioso. È stato un attimo, però lei ce lo deve scrivere, ci dà delle indicazioni. Gli occhi conosco. Di fatto, nel suo rapporto alla procura, il comandante Gallorini scrive che Mario Frigerio non può escludere che ad aggredirlo sia stato Olindo Romano. Dall'audio non si ha questa impressione di questo riconoscimento. Tuttavia, in aula, proprio Mario Frigerio dirà una cosa che è un po' in contrasto, anzi nettamente in contrasto con quella che ha detto Gallorini, perché Gallorini in aula dirà di non aver mai fatto il nome di Olindo Romano a Mario Frigerio. In realtà glielo fece 9 volte. E Frigerio peraltro lo smentì, perché disse in aula che dal momento in cui il comandante dei carabinieri di Erba gli aveva fatto il nome di Olindo Romano, lui da quel momento si era liberato di un peso e da quel momento non aveva cambiato più idea, indicando sempre in Olindo Romano il suo aggressore.
quindi dal 20 dicembre del 2006, come testimoniati in aula da Mario Frigerio, il testimone si sarebbe ricordato e avrebbe sempre detto a tutti che ad aggredirlo era stato Olindo Romano. Ecco, semplicemente questo fatto non è vero. Al colloquio con il comandante Gallorini era infatti presente anche il figlio di Mario Frigerio, Andrea. E Andrea, il 21 dicembre, va a dare le sommarie informazioni all'ufficio di polizia di Stato dell'ospedale Sant'Anna di Como. E che cosa dice? Dice forse il nome di Olindo Romano? Parla di un vicino di casa? No. Andrea racconta tutt'altro. Ecco le parti salienti del suo verbale lette da Felice Manti. La descrizione dell'aggressore fornitami è la seguente. Altezza centimetri 170-175. Età variabile tra i 30 e i 45 anni. Carnagione olivastra, senza segni particolari sul viso, ovvero né barba né baffi. Testa massiccia in linea con la corporatura di forma abbastanza squadrata. Capelli scuri corti con attaccatura bassa. Occhi castani con sguardo lucido e feroce. Non indossava alcun giubbotto imbottito, forse solo una giacca a vento leggera di colore scuro, che a seconda dei ricordi vanno dal marrone al nero. A domanda rispondo, sono sicuro che potrebbe riconoscerlo da foto segnaletiche oppure fornire un identikit abbastanza preciso. A domanda rispondo, durante l'aggressione mio padre non lo ha mai sentito parlare. Il 22 dicembre del 2006 l'avvocato Manuel Gabrielli si reca in ospedale a trovare Mario Frigerio. E Mario Frigerio gli dirà forse finalmente di aver riconosciuto Olindo Romano? Parlerà del vicino di casa? No. L'audio che state per sentire è stato considerato incomprensibile e non utile all'indagine. Invece, come sentirete, si capisce benissimo, soprattutto si comprendono le parole dell'avvocato Gabrielli, e si capisce soprattutto che Mario Frigerio non ricorda assolutamente nulla dell'aggressione. Questo audio non è mai entrato nel processo. Sentiamo. E che io sono andato lì in procura, adesso stanno portando ancora avanti le indagini. Sono andato giù al RIS di Parma martedì se non ricordo male, mercoledì. Martedì o mercoledì. Stanno facendo delle analisi. Del tipo hanno degli elementi su cui puntano, tipo due accendini, voi non fumavate. E non si ricorda se la signora Castagna Raffaella fumasse o fumava. Non lo sa. No, vabbè, comunque stanno facendo queste analisi perché... E niente. Questi accendini, la parte sopra è annerita dal fumo, però la parte sotto invece è integra, e quindi magari pensano che da lì possano trovare una qualche prova, una qualche traccia possibile. Vediamo, stiamo aspettando l'esito da parte del RIS, che sicuramente loro potranno chiarire tante cose. Sono andato giù e veramente sono di più. Attrezzature spettacolari, cioè andranno a vedere una cosa, speriamo. E per il resto invece la procura l'aveva già sentito, no? L'altra volta, e dovrebbe cercare, questo glielo do io come consiglio, dovrebbe cercare piano piano di rivivere la giornata, non solo i momenti, magari anche la giornata o qualcosa che i giorni prima, con l'assoluta calma, non adesso, con l'assoluta calma cercare di rivivere i momenti anche di qualche giorno prima, se la sua moglie le disse mai qualcosa riguardo, che ne so, di qualche persona che frequentava, che non aveva mai visto, e so che può essere stupido, però lei deve pensare che i procuratori non erano presenti, no? E quindi lei deve come descrivere un film,
E nel descrivere un film dovrebbe dire: io sono arrivato, mi ricordo che ne so, c'era una bicicletta rossa da quelle parti, c'era la macchina di un vicino da quell'altra parte. Deve dare una descrizione più generale possibile, anche nei minimi termini, cioè qualcosa che per lei è assolutamente normale. Lo so che uno non ci fa più caso. Lo so, dovrebbe cercare di magari se le viene in mente qualcosa che può essere utile. Lo deve fare proprio con calma, so che sarà un passaggio molto difficile, lo so, me ne rendo conto, però dovrebbe cercare di rivivere la giornata, di quello che ha sentito, del tipo io ho sentito, poi sono andato, che ne so, ero in casa, sono andato a bere il caffè, lì ho acceso il caffè, la moca del tipo, no? Però cercare di fare tutti i passaggi, ricordarsi anche le cose più normali, perché magari un qualcosa può essere utile per loro. So che sono magari stupidate, no? Perché, però magari invece un procuratore, per il procuratore possono essere utili. Questo. E poi bisogna sperare tanto nei riparo. Le dico, adesso sono ufficialmente sono 5 i procuratori che si muovono. Questo caso, cioè c'è il tribunale, la procura del tribunale di Como che sta indagando solo su questo caso, onestamente. Però nella realtà sono i tre più bravi che si muovono a riguardo. E cioè veramente siamo fiduciosi sotto questo aspetto. Ci vuole un po' di tempo, vale. Lei dice: non so cosa dirmi perché vede solo quell'ultimo momento. Dice: no, lo abbandoni quell'ultimo momento e risalga sopra e pensi a prima quei 10 minuti e rifaccia mentalmente tutti quei 10 minuti, poi magari una mezz'ora prima, quello che ha fatto di normale, lo abbandoni realmente quel momento lì. Guardi, l'unica cosa che posso, è ovvio, ne ho visto proprio una piccola parte, quello che io le posso dire è cercare veramente di fare uno sforzo, però che deve venire col tempo, no? Uno sforzo per ricordare quello che è successo, ma non tanto i fatti, anche i fatti, perché sono sicuramente importanti, ma provi a iniziare a ricordare il momento prima del fatto che la moglie venuta su e disse: c'è fumo. Ecco, un momento prima, quel momento prima lì, se non so, si ricorda una parola, ma la moglie non le disse nulla quando sentì gridare sotto. Eravate lì assieme. La magistratura cosa scopre? Lei prova a fare questo sforzo, poi piano piano a vedere qualcosa, non so, quando lei è arrivato non si ricorda se c'erano
in cortile qualche d'uno la sera quando ero qui. Il cortile era vuoto. E è arrivato in macchina. Ho capito. Niente, vediamo. Vediamo un po' loro. Se dovesse venire meglio qualcosa, tra un po' glielo dica, se i figli che loro mi contattano, oppure dica la procura quando verrà qua. Ma lei si ricorda di questo viso qua? Si ricorda, cioè, si ricorda il viso o si ricorda solo una particolarità del viso? Ma erano proprio i capelli. Erano corti. Ah, quindi ho capito. Non era tempi alta. Erano pieni, quindi aveva tacatura. Cioè pieno, no, come suo, un po' come suo figlio, beh, suo figlio va un po' indietro, un po' di più. Lei se comunque mi alimenta qualcosa, mi raccomando, faccia sapere. Il 23 dicembre, Elena Frigerio, la figlia di Mario Frigerio, anche lei presente al colloquio con i carabinieri con il comandante Gallorini, va anche lei a dare le sommarie informazioni alla Polizia di Stato dell'ospedale. E dunque il 23 dicembre Elena dice: mio papà ha riconosciuto in Olindo Romano il suo aggressore? Dice: ha riconosciuto un vicino di casa? No, anche lei dà le stesse informazioni di Andrea e parla di una persona olivastra sconosciuta. E siamo alla vigilia di Natale, al 24 dicembre, e contrariamente a quanto sostenuto da Mario Frigerio in aula, il riconoscimento di Olindo Romano non è ancora avvenuto. Il 24 dicembre, in un altro audio, considerato non utile alle indagini e mai entrato a processo, la figlia annuncia al padre che dopo due giorni, ovvero a Santo Stefano, il 26 di dicembre del 2006, i PM andranno lì per ascoltarlo e il padre le dice di non aver nulla da dire ai magistrati. Ed è strano, visto quello che era stato riportato nel rapporto del comandante Gallorini, ovvero che Mario Frigerio non poteva escludere che suo aggressore fosse Olindo. Di fatto dice alla figlia questo. Praticamente quello che c'è giù, quello biondo con gli occhiali, ha detto che martedì mattina alle 10 c'è qua il magistrato, però richiede la nostra presenza. Ah, mi ero sbagliata. Sì, glielo diciamo anche l'avvocato. No, papi, pensavo che magari ci fosse... Non dire parolacce! Oggi è... No, volevo sapere se c'era qualche novità. E arriviamo alla mattina di Natale, il 25 dicembre del 2006, quando succede una cosa davvero strana. Perché all'alba della mattina di Natale i carabinieri entrano nella stanza di Mario Frigerio. Il problema qual è? Che noi questa cosa la sappiamo per caso. Perché in realtà di questo incontro tra i carabinieri e Mario Frigerio non c'è alcuna traccia, non c'è un audio, non c'è un brogliaccio e non c'è anche neanche un verbale a giustificazione della mancanza di questo audio. Io l'ho scoperto per caso, anni fa, chiedendomi come fosse possibile che dal 24 dicembre in cui Mario Frigerio diceva di non aver nulla da dire ai magistrati al 26 dicembre, quando invece riconobbe Olindo Romano, come fosse possibile questo cambiamento repentino senza che fosse successo qualcosa. Di fatto succede questo, che da un'intercettazione del pomeriggio del 26 dicembre, una lunga intercettazione nella stanza di Mario Frigerio, mi accorgo che Andrea, parlando con gli zii, dice: oh, ieri mattina vengo qua, non ci sono dentro i carabinieri. Dov'è che erano? Erano dentro a parlare con lui. Ieri mattina arrivo qui, non ci sono fuori i carabinieri. Dov'è che sono? Erano dentro a parlare con lui. Che
parte. Ecco, da questo dialogo che avete sentito, potete dedurre esattamente, come me, che le persone che stavano uscendo erano esattamente le persone cui alludeva Andrea parlando con gli zii, quando dice erano dentro a salutarti. Ecco, il problema è che fin dall'arrivo di Andrea alle 7.03, andando a ritroso nel tempo, agli atti non c'è nulla, non c'è un audio, non c'è un brogliaccio. Quindi noi non sappiamo cosa abbiano detto in realtà i carabinieri a Mario Frigerio. E la domanda è perché? Perché non c'è alcun audio dei carabinieri con Mario Frigerio? Perché non c'è alcun brogliaccio dei carabinieri che incontrano Mario Frigerio? Perché, soprattutto se nel caso si fosse rotta una microspia, non hanno messo un verbale dicendo sono entrati a parlare con Mario Frigerio, ma le microspie non hanno funzionato? Perché? Il 26 dicembre del 2006 arrivano finalmente i pubblici ministeri da Mario Frigerio. Finalmente dunque Mario Frigerio riconosce Olindo Romano come suo aggressore. Secondo il verbale riassuntivo dei pubblici ministeri, Mario Frigerio fa spontaneamente più volte il nome di Olindo Romano. E anche nella trascrizione letterale degli audio dell'interrogatorio appare una frase inequivocabile, ovvero subito l'Olindo. Ecco, la clamorosa novità arriva ora da una perizia che la difesa ha richiesto al professor Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia all'Università di Padova. E in questa perizia che cosa si sostiene? Si sostiene che nemmeno il 26 dicembre Mario Frigerio avrebbe riconosciuto spontaneamente Olindo Romano come suo aggressore. In particolare ci si sofferma proprio sulla frase chiave, quella che nella trascrizione è subito l'Olindo. In realtà, secondo questa perizia del professor Sartori, la frase sarebbe subito l'ho visto e non subito l'Olindo. Secondo questa perizia, il 26 di dicembre del 2006, sono i PM a fare insistentemente il nome di Olindo Romano al testimone. E ovviamente lo fanno perché sono stati allertati da un rapporto del comandante dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, nel quale si sosteneva che il testimone non poteva escludere che ad aggredirlo fosse stato il vicino di casa. Come abbiamo visto, questa cosa non è vera. E allora che cosa sostiene questa perizia? Che siano i PM a fare sempre il nome di Olindo e che il testimone non fa mai il nome di Olindo, tanto che appunto c'è la famosa frase subito l'Olindo, che invece sarebbe subito l'ho visto. Naturalmente questo lo sostiene la perizia, però la perizia conta su un formidabile riscontro in ciò che accade subito dopo che i magistrati hanno lasciato la stanza. Perché quando i PM vanno via, arriva l'avvocato Manuel Gabrielli, l'avvocato di Mario Frigerio, e Frigerio, incredibilmente, torna a non ricordare assolutamente nulla di quello che gli è successo, come se poco prima il testimone non avesse riconosciuto affatto in Olindo Romano il suo aggressore, esattamente come sostiene la perizia. Sentiamo quest'audio che, esattamente come tutti gli altri, non è mai entrato a processo. E allora, se la perizia
del professor Sartori fosse esatta e dunque se Mario Frigerio nemmeno il 26 dicembre avesse riconosciuto Olindo Romano come suo aggressore, quand'è che il testimone riconobbe il vicino di casa? Ecco, a questo punto la situazione diventa molto più complessa. Per una ragione molto semplice. I pubblici ministeri, per saggiare la memoria del testimone, il 27 dicembre mandano il dottore, il neurologo dell'ospedale Claudio Cetti, a fargli visita. Il dottor Cetti lo visita, si gli chiede da quanto tempo è ricoverato, Mario Frigerio non lo ricorda, gli chiede di compiere alcune operazioni banali e Mario Frigerio non riesce a farle, sicché gli dice che tornerà il giorno successivo per fare un esame più approfondito. Ecco, il problema è il seguente, cioè che da pochi minuti prima che il dottore arrivi da lui il 28 dicembre, ovvero dalle 11.49 del 28 dicembre del 2006 alle 9.55 del 3 gennaio del 2007, le intercettazioni di Mario Frigerio spariscono, non ci sono. Agli atti non c'è nulla, non c'è un audio, non c'è un brogliaccio, non c'è niente. Sicché, quando ritornano le intercettazioni, Mario Frigerio ha già riconosciuto Olindo Romano davanti ai pubblici ministeri, videoregistrato, perché quella videoregistrazione, quel riconoscimento ufficiale verbalizzato, è del 2 gennaio del 2007. Ricordando... Scappa. Ottolino, aspetti. Ha detto Udolindo. Conosce un signore che si chiama Olindo Romano. Olindo. Spero. Olindo. Lo conosce? Sì. Conosco. Il nome è quello. È proprio quello. Mi sfuggiva il nome. Adesso gli sfuggiva il nome. Sì. È sicuro, signor? Non ha dubbi. Se la perizia Sartori si rivelasse esatta, noi avremmo la certezza che Mario Frigerio ha riconosciuto Olindo Romano soltanto nel momento in cui non era più intercettato nella sua stanza. Se abbia avuto dubbi, se il suo ricordo fosse fallace, qualsiasi cosa sia successa in quella stanza dalle 11.49 del 28 dicembre fino al momento del riconoscimento ufficiale, noi non sappiamo assolutamente nulla e non sapremo mai nulla. Questo, a mio parere, è un grosso, grosso problema. Il punto è che le intercettazioni, le microspie, si attivano anche soltanto con un rumore di rubinetto. Se sente il rubinetto, si scrive rumore di rubinetto. Non è possibile che manchino dei giorni interi di intercettazioni, di audio del testimone, senza neanche che ci sia un verbale che lo giustifichi. E allora la domanda è, dove sono finiti gli audio di Mario Frigerio nei giorni in cui cambiava il suo riconoscimento da una persona olivastra verso il vicino di casa notissimo Olindo Romano Bianco? Se volete sostenere la nostra inchiesta, iscrivetevi al canale. Se volete approfondire la vicenda con le scoperte che abbiamo fatto negli anni, è disponibile la versione aggiornata del Grande Abbaglio, anche in ebook su tutte le piattaforme. Noi torneremo prestissimo con altre puntate e altro materiale totalmente inedito sulla strage di Erba, ovvero su quello che fu considerato il più grave episodio criminale nella storia della Repubblica.